Buongiorno a tutti, sono Manuela Salvi, siamo collegati dalla Riviera d'Ulisse, nel comune di Gaeta, in provincia di Latina. Io sono la fondatrice del Comitato Cittadino per la difesa delle spiagge libere del mare. Stamattina ci troviamo alla spiaggia di Sant'Agostino, che è alle mie spalle, famosa un tempo per essere la spiaggia libera di Gaeta. La famosa duna di Sant'Agostino era frequentata dagli amanti della spiaggia libera. Quest'anno, grazie alle delibere del Covid, per l'emergenza Covid, quest'anno la spiaggia libera si è estinta in maniera abbastanza naturale ed è difficile distinguerla dalle concessioni e dalle mini concessioni. Quindi questo tratto di spiaggia fa parte del litorale che noi della cui gestione stiamo mettendo in discussione, che appartiene al comune di Gaeta. Siamo cittadini del Golfo di Gaeta, quindi di Formia, di Scauri, di Gaeta, di Sperlonga, ma la spiaggia di Gaeta storicamente è la spiaggia dei cittadini del Golfo di Gaeta, perché è il litorale più bello, è quello che ha il mare più pulito e quindi ovviamente noi cittadini del Golfo ci preme che questo litorale sia più curato e gestito meglio degli altri. Sono arrabbiatissima per questa vacanza qui a Gaeta, perché veramente non c'è una spiaggia libera, un modo per accedere alla spiaggia libera, perché è tutto a pagamento. Se lasci la macchina nelle zone che in un certo senso si potrebbero pure lasciare, cioè ti fanno le multe e sei obbligato a pagare dei parcheggi abbastanza costosi e in più quasi l'obbligo pure a volte di prendere un ombrellone ai lettini, cioè che alla fine vai a spendere dai 30 ai 50 euro. Una famiglia normale di 4-5 persone come deve fare? Cioè il mare non è più nostro, appartiene a qualcun altro, è un lusso andare al mare. Grazie. Qui siamo alla spiaggia dell'Ariana, una delle spiagge che è stata anche presentata sul servizio della 7 sul problema delle spiagge libere. Il litorale presenta diverse spiagge libere attrezzate che però hanno tutta l'apparenza di stabilimenti balneari, a parte quello al centro che ha proprio una spiaggia libera attrezzata che segue, diciamo, le regole come stabilite dall'ordinanza. Per il resto, anche su Google, se andate, vedete le recensioni e tantissime persone che sono state qui, turisti, dichiarano bellissima spiaggia ma non ci sono spiagge libere. Cioè la percezione del turista è che non ci siano spiagge libere. Soltanto questo spazio qui, che è circa 50 metri, è spiaggia libera. Il resto è attrezzata. Ma l'assurdità è che se vieni qui con la macchina praticamente devi prendere tutto il pacchetto, cioè parcheggio più ombrellone più due lettini per circa 50 euro. Il 50% delle spiagge libere e quelle, diciamo, in concessione attrezzate qui, anche qui, non esistono.